Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepe Vacca Collectibles con un nuovo video unboxing. Oggi sono qui con una nuova SH Figures, che in realtà tanto nuova non è perché è uscita ormai qualche mese fa, sempre a tema Dragon Ball. Sto parlando di Trunks del futuro nella sua versione 2.0 di Bandai Tamashinations, una versione 2.0 di quella precedente che, mi sono informato, sembra avesse qualche problema a livello di articolazioni e quindi è stata fatta questa reissue per cercare di andare a correggere quei problemi. Spero vivamente che sia così e dopo il video di Mecha Frieza, ormai uscito qualche settimana fa sul canale, ragazzi, Trunks del futuro non poteva mancare. Vi ricordo che l'ho acquistata su ilcolossodinerd.com, di cui trovate tutti i riferimenti e il link al sito qui sotto in descrizione. Quindi ragazzi, non ci resta che andare a vedere se effettivamente questo Trunks ha migliorato la versione precedente. Solita scatola SH Figures per Trunks del futuro, con la scritta sulla sinistra SH Figures e Super Saiyan Trunks The Boy from the Future. Sulla destra invece una rappresentazione dell'action figure che troveremo all'interno del blister, con altre tre immagini che si prolungono fino al lato della scatola, che fanno da anteprima al prodotto. Nella parte inferiore, simbolo di conformità di Toei Animations, Dragon Ball Z, Tamashinations e Bandai, e qui nell'angolo a destra, poco sopra il warning per l'età, abbiamo un simbolo sempre di qualità Tamashinations che sta anche a rappresentare, sta a contraddistinguere questa versione 2.0 con questo simbolo un po' più piccolino dalla versione precedente invece con un simbolo di conformità ben più grande. Ovviamente poi sul retro della scatola continuano le immagini di anteprima di Trunks che vediamo sia con i capelli da Super Saiyan sia con i suoi capelli normali e poi ovviamente i soliti crediti e i warnings. Andiamo ad aprire come al solito la scatola, avendo cura di non danneggiarla in questo modo, e estraiamo il contenuto sempre all'interno del blister trasparente, e qui già possiamo vedere un'anteprima del action figure di Trunks del futuro con una testa intercambiabile, qualche viso intercambiabile, la spada con la tracolla e diverse mani. Ecco qui tutti gli accessori fuori dalla scatola, abbiamo 3 volti intercambiabili, 4 con questo della testa aggiuntiva e 5 considerando quello montato sull'action figure. La frangia alternativa per uno stile differente di capigliatura per Trunks, ovviamente anche la testa appena citata, 5 paia di mani intercambiabili, 6 con quello montato sulla figure e poi la spada con la relativa tracolla. Comincerei proprio dalla spada, che secondo me è resa molto bene. Come vedete ci sono i due fori per andargli ad applicare poi i peg relativi della tracolla per metterla ovviamente addosso a Trunks. Molto buono il fodero, in plastica, non ci sono sfumature, non ci sono segni di battaglia, molto semplice e soprattutto è sfoderabile la spada con questo painting buono, di painting metallizzato. Non vedo difetti allo sculpt se non in questa particolare sezione della lama, ma nulla di particolare. Stessa cosa per il manico, sempre ovviamente in plastica con questa colorazione più scura, ed il pomello che è leggermente mobile, anzi può essere anche estratto. Non so per quale funzione, ma comunque c'è. Questa cosa magari potrebbe essere cambiato in futuro con qualche accessorio in più, anche se non ne vedo assolutamente il motivo. Comunque andiamo a rinfoderare la spada, la tracolla invece è in plastica morbida, nulla di particolare, anch'essa senza sfumature, senza nessun segno di usura, con questa fibbia semplicemente verniciata con questo colore metallizzato, e questi sono i peg, come detto in precedenza, da andare ad applicare al fodero. Poi per quanto riguarda le mani, dicevamo, ci sono 5 paia di mani differenti, 6 con i pugni chiusi che sono già applicati all'action figure, nulla di particolare, tutto già visto, la cura del dettaglio è abbastanza buona, il painting è molto uniforme, senza sfumature, presenti anche le linee all'interno del palmo della mano, e queste per esempio sono quelle a palmo aperto ma posa marziale, poi abbiamo queste per
lancio di Ki Blast e tecniche particolari, palmi completamente aperti, e poi ci sono le due paia di mani per andare ad impugnare la spada. Ce ne sono due differenti, questo in questo modo e invece questo per un'angolazione leggermente diversa. Poi invece andiamo a vedere il pezzo forte, che secondo me sono i visi intercambiabili, che sono bellissimi. Secondo me sono dei visi esageratamente belli, molto somiglianti al personaggio, e pari a questi visi probabilmente ci sono quelli dei Super Saiyan 4, ma poco altro. Non ho mai visto una qualità del genere, almeno per quanto mi riguarda, nella mia breve esperienza con SH Figuarts. Abbiamo anche questo che guarda da una parte con le sopracciglia, diciamo, in senso di concentrazione, ecco, non mi veniva il termine, molto concentrate con lo sguardo da una parte. Questo invece per l'utilizzo di tecniche varie mentre urla con la bocca aperta, di cui possiamo vedere anche l'interno, come vedete l'arcata anche inferiore e superiore dei denti, la lingua e l'interno della bocca, tutto reso veramente molto molto bene. Mi piace anche molto il painting, sia delle sopracciglia che dei vari effetti sotto gli occhi, degli occhi stessi, dove non c'è alcuna sbavatura di colore o altro, e quindi sono molto soddisfatto di questi volti. Troviamo anche questo volto, che è quello più classico e serio di Trunks, su cui ci sono questi capelli che sono resi bene anch'essi, sia per quanto riguarda il painting sia per la scultura. Ovviamente è possibile rimuovere la frangia. In questo caso non c'è un altro stile per questi capelli classici, quindi presumo che comunque ci saranno state delle versioni precedenti o ci saranno delle versioni future, appunto, con cui ci potremo sbizzarrire nel cambiare lo stile di capigliatura di Trunks. Ovviamente ci sono tre peg, questo rettangolare un po' più lungo e questi invece classici, che servono per andare a rimettere, se ce la faccio, la frangia. Questo è il volto di cui ho già parlato in precedenza, comunque con gli occhi ovviamente differenti perché non stiamo parlando della versione Super Saiyan. Anche questo secondo me è reso molto molto bene, mi piace tanto. Ultimo accessorio è la frangia alternativa. Questa mi piace perché ha una cura particolare per le sfumature, cosa che vedremo anche nei capelli di Super Saiyan ora che andremo ad analizzare l'action figure. Ha questi due ciuffi molto caratteristici di Trunks che gli cadono sul viso, che sono in plastica morbida, come vedete, e viene la sfumatura che va dal giallo-arancione molto più intenso nella parte centrale, per poi andare a sfumare verso il giallo e con punte di bianco man mano che ci si avvicina alla punta dei capelli. Resa molto bene, poi ovviamente la vedremo nella fase di posing su Trunks. Ragazzi, una piccola correzione ad una gaffe fatta poco fa quando parlavo del pomello della spada nella sezione accessori. Ovviamente il pomello può essere tolto dal manico della spada per permettere alla mano di afferrarla, che altrimenti non entrerebbe. Quindi vi chiedo scusa per la gaffe fatta. Ovviamente adesso, mentre sto posando la figure, è tutto più chiaro e quindi mi correggo. Chiedo ancora scusa. Veniamo adesso a Trunks, a questa versione 2.0 di Trunks del futuro, che sia dal punto di vista estetico, sia della stabilità e della solidità della figure, sembra che sia stato fatto un buon passo in avanti. Per quanto riguarda la stabilità, io ho visto qualche video della versione precedente e sembrava che le articolazioni fossero davvero molto leggere e molto instabili, cosa che qui sembra essere stata risolta, così come il braccio, questo qui se non mi sbaglio, il braccio sinistro era quello che si staccava più facilmente, ma comunque dal punto di vista delle articolazioni andremo a guardarlo meglio fra poco. Analizziamo adesso invece la parte estetica che, come dicevo, a me piace davvero tanto, sia per quanto riguarda il viso, che secondo me è più che azzeccato, più che somigliante al personaggio direttamente dall'anime, così come questi capelli da Super Saiyan, azzeccati sia nello stile che nella colorazione, con la sfumatura che va dall'arancione della parte centrale fino al giallo e al bianco delle punte dei capelli. Davvero ottima, così come mi piace molto anche il fatto ovviamente di poter cambiare questa parte frontale, quindi la frangia, con quello che abbiamo visto nella sezione accessori. Poi passiamo alla giacchetta, che è in plastica morbida, come vedete, si prolunga ovviamente sulla parte
posteriore. Questa cosa esteticamente non mi piace tantissimo, ma posso capirne il motivo. Praticamente la giacca è divisa in tre sezioni, che sono quelle, le due laterali e quella posteriore, per permettere comunque il posing, un posing un po' più dinamico. Quindi posso capirlo, e poi comunque va ad adattarsi, essendo in plastica morbida, va ad adattarsi ad ogni posa che vogliamo far assumere al nostro Trunks. Solo che esteticamente, appunto, questa parte posteriore, per quanto probabilmente non si vedrà mai in collezione, non mi piace tantissimo. Questa parte invece delle maniche è ovviamente in plastica dura, non so se anche le maniche, sì, le maniche invece sono in plastica morbida. E mi piace molto comunque la resa di questo simbolo della Capsule Corporation, scusate. Buono anche l'effetto della manica, sebbene in plastica dura, della manica, del risvoltino, diciamo, della manica, delle pieghe, molto realistico. Poi scendiamo invece verso la canotta, qui ovviamente la giacca non può essere tolta perché, come vedete, andrebbe a scoprire tutto quanto. Sarebbe stato bello magari avere un paio di braccia aggiuntive per poterlo esporre anche con la canottiera, ma sicuramente ci sarà un'altra versione di Trunks del futuro solo con la canottiera. Poi la cintura invece è un pezzo mobile a sé, quindi non è fissato, ma non dà particolarmente fastidio perché comunque non va a muoversi liberamente chissà quanto. Scendiamo invece verso i pantaloni, che a me piacciono tantissimo, come vi ho detto anche in altre SH Figuarts. A me piace molto la resa, soprattutto di questa parte dei pantaloni, soprattutto dal ginocchio in giù. Non ci sono sfumature o segni di battaglia, questo è un peccato, ma nulla di particolare, ragazzi, stiamo guardando il capello. Non mi piace molto sempre questa sezione che va ad uscire un po' dalla linea generale della figure e del bacino, ma ne capisco il motivo, appunto, è per permettere il movimento dell'articolazione della gamba, quindi è comunque non è particolarmente fastidioso perché in realtà non va ad uscire molto dalla figure, quindi ottimo lavoro comunque anche in questo senso. Molto buona la resa degli stivali, sia per quanto riguarda il painting che per quanto riguarda lo sculpt, mi piacciono davvero tanto con questa colorazione simil giallo ocra, diciamo dorata. Mi piace molto con le punte scolpite e anche il tacco di questo colore marrone, molto caratteristico degli stivali di Trunks. Vi dico, esteticamente è davvero bellissimo, non so se effettivamente è la figure definitiva di Trunks. Ovviamente non mi piace molto questo gap al collo, però dovrò abituarmici prima o poi collezionando SH Figuarts. Sapete che sono nuovo di questa linea, soprattutto di 1 a 12, ragazzi, però qui c'è un gran bel senso del dettaglio in ogni sua parte, manca qualche sfumatura, ma per il resto diciamo che mi trovo molto in linea con questa figura e molto contento, molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto. Andiamo adesso a vedere insieme un attimino le articolazioni che tanto hanno fatto penare i possessori della precedente versione di Trunks, cominciando con la testa che può piegarsi in avanti di parecchio, ovviamente. Indietro è leggermente limitato, ma comunque il fatto che la giacca sia in plastica morbida comunque permette una buona escursione. Ovviamente la testa poi può piegarsi lateralmente e ovviamente ruotare di 360 gradi volendo. Poi andiamo a verificare il braccio incriminato nella precedente versione. Qui abbiamo una butterfly joint molto buona, può ovviamente andare in alto, girare in ogni direzione, la spalla può anche abbassarsi, può uscire leggermente per le pose, poi rientrare, insomma, ottimi range di movimento anche per questa spalla. Rotazione del bicipite, doppia articolazione, no? Sì, doppia articolazione ovviamente anche al gomito che permette di superare i 90 gradi. E qui invece abbiamo il classico peggasfera per il polso e la mano. Queste ovviamente, ragazzi, sono le mani che non ho citato all'interno della sezione accessori. Questo è un classico pugno chiuso, nulla di particolare. Per quanto riguarda invece l'articolazione del torace e dell'addome, può ovviamente ruotare, girare anche in questo senso, piegarsi in avanti di parecchio andando a scoprire questo fastidioso gap. Stessa cosa all'indietro, qui però la resa devo dire che è molto meglio rispetto ad altre SH Figuarts che ho avuto modo di vedere. Poi passiamo invece alle gambe che possono andare in avanti superando la linea generale
dell'orizzonte, indietro invece sono come al solito bloccate da questo pezzo di plastica del sedere. Può andare indietro ovviamente, però deve ruotare in questo modo un po' innaturale, quindi non mi piace tantissimo. Poi doppia articolazione anche al ginocchio, permette di superare i 90 gradi in modo eccellente. Qui intanto si sta staccando un pezzo, è uscito dalla sua guida, ecco, questa cosa non è particolarmente apprezzata. Vediamo se lo rifà andando a ripiegare il gomito. No, probabilmente è stato solo un caso. Comunque, nessun problema, nulla di particolare. Poi rotazione anche del piede, ovviamente, che è libero di ruotare su tutti gli assi, e anche della punta del piede per le pose più dinamiche. Quindi molto soddisfatto delle articolazioni. In realtà, ragazzi, adesso andremo a vedere con qualche posa effettivamente, poi vi darò le mie conclusioni come al solito. Però davvero ottimo lavoro in questa versione 2.0, non ho la possibilità di metterla a confronto con quella precedente purtroppo, ma per quanto di voi invece avessero la versione precedente, vi invito ragazzi a scriverlo qui sotto nei commenti che cosa vedete di migliorato in questa 2.0 rispetto a quella in vostro possesso. Ed eccoci qui ragazzi per le considerazioni finali su questo Trunks del futuro 2.0 di Sage Figuarts, e quindi anche per la conclusione del video. Sono molto colpito positivamente da questo pezzo, non mi aspettavo ci fosse stato un upgrade del genere. Vi ripeto, io non ho la versione precedente, ma tutti me ne hanno parlato malissimo. Io invece non ho avuto particolari problemi anche in fase di posing con questo Trunks, se non per un'unica cosa, ovvero la tracolla della spada. Secondo me i peg non sono sufficientemente forti, forse dovevano essere leggermente più larghi, o forse la tracolla leggermente più lunga, forse di un millimetro o due, però in fase di posing diciamo che una volta si staccava da una parte, una volta si staccava dall'altra, e un paio di bestemmie me l'ha fatte tirare, diciamo. Però tutto sommato ragazzi sono molto soddisfatto sia dell'head sculpt, dei capelli, del painting in generale, delle articolazioni, tutto a regola d'arte, quindi sono veramente molto contento di essere riuscito a recuperare questo Trunks del futuro. Vi chiederete perché Peppe nel posing non l'hai posato con Mecha Frieza? Semplicemente perché non ho una basetta ragazzi, e di posare Trunks solo con la spada in mano così non mi piaceva tantissimo, e quindi spero di procurarmi il prima possibile una basetta trasparente per questo Trunks, anche perché in collezione mi piacerebbe posarlo proprio in quel modo, quindi nella posa volante mentre fa il suo fendente, insomma scaglia il suo fendente con la spada contro Mecha Frieza per dividerlo in due. Quindi ragazzi scusatemi se non ho messo in posa in questo modo in questo video, spero comunque che il video vi sia piaciuto, mettete mi piace nel caso sia stato così, e fatemi sapere, mi raccomando, voi che cosa ne pensate di questo Trunks del futuro 2.0, e come al solito il confronto con la versione precedente qualora voi ce l'aveste. Detto questo ragazzi, spero di non avervi infastidito nessuno questa volta perché ho usato i guanti, e ci vediamo a un prossimo contenuto, mi raccomando, sempre sul canale, sempre su Pepper Varca Collectibles. Ciao ragazzi, a presto!